Il governo venezuelano rompe il silenzio sulle condizioni di Hugo Chavez, rientrato in patria lunedì scorso dopo più di 2 mesi di ricovero a La Habana per curare un tumore. Il presidente sarebbe in un ospedale di Caracas, dal quale non sono trapelate immagini. Il ministro dell'informazione ha comunicato. L'insufficienza respiratoria emersa dopo l'intervento persiste e l'evoluzione non è stata favorevole, quindi è ancora in cura. Le terapie per la malattia di base continuano senza effetti collaterali significativi finora. L'enfermedad de base continúa sin presentar efectos adversos significativos hasta el momento. L'opposizione, che ha più volte sollevato perplessità sullo stato di salute di Chavez e chiesto prove della sua esistenza in vita, vuole che il presidente presti il giuramento che avrebbe dovuto tenersi il 10 gennaio. Il mancato atto formale mette in forse la legittimità del nuovo mandato presidenziale di Chavez, rieletto il 7 ottobre scorso per altri 6 anni. Come suo successore, lui stesso ha indicato il vicepresidente Maduro, ma non è escluso lo scenario di un ritorno alle urne.